Il 1° maggio ci ritroviamo per degli appuntamenti molto significativi legati al santuario di Canneto. Inizia il mese mariano, che nella tradizione popolare è il mese particolarmente dedicato alla devozione verso la Vergine Maria, verso la Madonna, ed è anche l'inizio di un periodo di lunga durata, direi tutta la primavera, l'estate e il primo autunno, dei pellegrinaggi di tanti fedeli verso il santuario della Vergine Bruna. In passato il 1° maggio significava la riapertura del santuario, dal momento che negli anni passati veniva chiuso a fine autunno per riaprirlo appunto con la data del 1° maggio. Ma da qualche anno il santuario, grazie a Dio, è sempre aperto, perché il flusso dei pellegrini è pressoché continuo, anche se un po' diminuisce d'inverno, ma è sempre presente la devozione di tanta gente che nelle messe domenicali e in alcune ricorrenze in particolare sono partecipi delle celebrazioni liturgiche. E poi con il primo comunque riapre e riprende questo flusso cresciuto di tanti pellegrini che vedono per tutta l'estate migliaia di persone alternarsi verso il culto, verso la devozione alla Vergine Maria. Quindi il mio auspicio è quello di poter ritrovare proprio intorno a questa esperienza del pellegrinaggio, così importante oggi e in grande riscoperta soprattutto nel mondo giovanile, possa segnare per tutti una ricarica di energia spirituale e morale così necessaria alla vita di ogni giorno, non di rado fiaccata, stressata da tanti momenti di difficoltà.